Video lezione 3. Influenze, tributi, montaggio, effetti speciali. Benvenuti nella terza video lezione sul cinema. Anche se il montaggio dei video, ma soprattutto i video stessi, lascia fin troppo da desiderare, vi introduco comunque al discorso sulle influenze e tributi. Il percorso di un artista di qualsiasi ambito è scandito dall'ispirazione dei maestri del passato. Grandi menti che hanno reso il cinema la settima arte che tutti più o meno apprezzano e rispettano, tranne quei cazzo della troupe. Un punto che vale la pena sottolineare è che il regista che inserisce riferimenti ad altri film non è un a caso, che non sa partorire niente di suo, ma un continuatore della memoria storica del cinema. Come viene spesso detto, per guardare al futuro bisogna conoscere a fondo il passato. In un film l'influenza dei registi precedenti viene spesso rappresentata con un tributo, legato ad una citazione in un contesto simile ad una scena del film da cui si trae ispirazione. A breve si vedranno citazioni di film famosi estrapolate dal contesto originale e riadattate in modo da essere viste in una luce nuova. A questa domanda da ragazzi i miei amici davano sempre la stessa risposta, la fessa. Io invece rispondevo. Ah sì, l'odore delle case dei vecchi. La domanda era: che cosa ti piace di più veramente della vita? Ero destinata alla sensibilità, ero destinata a diventare una scrittrice, ero destinata a diventare Alfredo Fargo? Ma che c***o, ho montato l'unica scena in cui si dimentica la parola. Ma si può? Ne ho comunque girato un'altra ispirata a Pulp Fiction, film di Quentin Tarantino. È solo allora che sai di aver trovato qualcuno di davvero speciale. Quando puoi chiudere quella cazzo di bocca per un momento e goderti il silenzio in santa pace. Ma questa è una schifezza, ce l'hanno con me, recitato una musica a palla, ma che c***o è? Ho paura ad andare avanti. Vediamo se nei video del montaggio c'è qualcosa di decente. Il montaggio è fatto molto bene. Vorrei ringraziare il montatore. Guardate, a questo punto non so nemmeno se vale la pena portare in scena gli effetti speciali. No, no, ragazzi, io ci ho provato ad essere bravo e tutto, ma qui si rasenta. Come cazzo?